Il Francavilla fa il colpaccio a Iesi ed è per la squadra di Pierluigi Gervesi una vittoria che vale doppio, considerando che la partita sembrava essere nata sotto i peggiori auspici. I tre punti consentono ai giallorossi di avvicinarsi alla zona nobile della classifica e poter guardare ai playoff come un obiettivo assolutamente alla portata. E dire che le cose al Carotti però si mettono subito nel peggiore dei modi, perché al terzo Silvestri in area di rigore a terra Trudo, per l'arbitro Brognati di Ferrara il contatto tra il giocatore del Villa e l'attaccante Leoncello merita la massima punizione. Dal dischetto Margarita non sbaglia, dopo pochi giri di lancette la Jesina passa a condurre. Il Francavilla però non ci sta e col gioiellino Youssef prova subito a ristabilire la parità. La conclusione del giocatore ospite viene toccata con la mano da Parasecoli e il rigore stavolta è per i giallorossi, ma il palo respinge il tentativo di trasformazione di Cosmo Palumbo. Youssef si avventa sulla ribattuta, ma è Margarita a salvare la conclusione sulla linea di porta e sventare il gol del pareggio. Insomma, sembra una giornata storta per la squadra di Gervesi, che riprende a tessere la trama con Molenda al 13° tiro alto sopra la traversa. Sono sempre i giallorossi a fare la partita, come al 34esimo quando è Amenta ad impegnare Tavoni sugli sviluppi di un corner, ma il portiere di casa blocca a terra in due tempi. La prima frazione dunque va in archivio con il Francavilla sotto, ma in maniera tutt'altro che meritata. Ma succede qualcosa nell'intervallo, perché i giallorossi tornano in campo con maggiore carica e nel giro di pochi minuti ribaltano la gara. Il pareggio arriva al 49esimo, il cross di Molenda è preciso e pesca Palumbo, che in girata fulmina Tavoni per la rete che vale l'1-1 e che dona quella carica in più al Francavilla, in grado di fargli compiere il sorpasso che si rivelerà decisivo soltanto 60 secondi più tardi. Youssef colpisce di testa dal limite dell'area di rigore, costringendo la parata a Tavoni, ma il portiere di casa accicca il pallone, cambiando la traiettoria, e la palla entra alle spalle del numero 1 marchigiano per il sorpasso francavillese. Trovato il vantaggio, i giallorossi dovrebbero limitarsi a gestirlo per la restante parte della ripresa, ma al 72esimo Mancini, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Gervesi toglie Silvestri per dar spazio a Milizia negli ultimi 10 minuti, che si riveleranno 17 perché Brognati ne concede 7 di recupero. Esce Youssef ed entra Sanseverino, ma al triplice fischio il Francavilla può festeggiare la quinta vittoria esterna in stagione, 19 punti in classifica e un derby, quello con la Vastese di domenica prossima, che si preannuncia già assolutamente da non perdere. Abbiamo subito l'unico tiro in porta sul calcio di rigore dopo 3 minuti, poi dopo la squadra ha costruito gioco, abbiamo avuto l'opportunità per pareggiare dopo pochi minuti sul calcio di rigore, purtroppo non ci siamo riusciti, e abbiamo avuto altre occasioni che per un soffio la palla non è arrivata al nostro attaccante. E niente, nel secondo tempo siamo entrati con la determinazione giusta, abbiamo ribaltato la partita nel giro di 5-6 minuti e poi dopo c'è stato un po' di sofferenza, perché comunque eravamo rimasti in 10, però nonostante tutto non penso che abbiamo subito più di tanto. Ecco. Finalmente ci siamo ripresi dopo due sconfitte in campionato, se possiamo dire meritate, perché comunque diciamo che il punteggio non ci è stato favorevole, però per quanto riguarda il gioco nelle due partite precedenti avevamo espresso un ottimo gioco, però purtroppo non siamo riusciti a portare punti a casa e oggi siamo contenti perché comunque la vittoria penso sia meritata. Che ricordo, non credo che al di là dei due gol il Francavilla si sia presentato moltissime volte davanti alla porta. Credo che forse ci è mancata un po' più di convinzione per cercare di offendere in modo più incisivo. Siamo questi, non ci dobbiamo piangere addosso, dobbiamo cercare di fare il meglio con quello che siamo e andare avanti. Sapevamo che era una stagione difficile dove c'era da soffrire partita per partita. E io credo che i ragazzi stiano facendo bene. È chiaro che un allenatore deve pretendere sempre di più, però è pur vero che anche oggi, insomma, la squadra, nonostante la giovanissima età, contro giocatori di assoluta qualità e di assoluta esperienza, si sia battuta alla grande, insomma.